vedo l'ora di partire. E di staccare il telefono soprattutto. Anche. Nico, che te lo dica, fa lo stesso. Ha il telefono anche lui da stamattina. Insomma, come va? Tutti pronti? Allora, guarda, questa l'abbiamo provata e sul banco va molto bene. Sul banco va benissimo. È un po' statica. Non c'è tutti i cavalli che dalla casa, è un però, po'. Però diciamo che. Lasciamo su Rain in modo che su non Rain. Accorsi, Puoi lasciare un commento? Non vedo l'ora che arriva la sera perché voglio godermi tutto questo. Cosa dice? Non è che devi guardare dentro, sta registrando. Niente, stiamo aspettando in attesa per l'imbarco. Siamo carichi. Tutto bene, sì, tutto a posto. Panda, c'è scritto Panda, sul biglietto c'è scritto Panda. Al gruppo, ragazzi. Grazie. 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 Solo uno ho detto. Sì, è vero. Ciao, non fa tardi. Filo basso, eh? Ha inserito la guida metropolitana, ho raggiunto subito. Che bene. Quanto manca? Noi siamo coi fumi della benzina, vedi un po' te. Chinico Pro ferisce, Gigo Pro perisce. Ci vedo, ragazzi, perché sono meglio di là, perché sei tu quella bellissima. No, no, sei sexy qua. Mamma mia. E no, buon giorni, grazie. Ecco. Sei diventato maggiorenne. Ce l'hai fatta? Sì. Nicola, Nico, piacere. Francesco, te lo ricordi? Sì. Andrea. Ciao Andrea. Andrea nuovo. Andrea. Ciao, Andrea ritornato. Mi sei saltato un anno. Land Rover.
a scorrere, guardi, guidi, quando è qui la lasci andare, sulle dune sempre come se la sabbia fosse, adesso moro, adesso vado dentro, e allora sei sempre pronto a, questa a me comunque mi incula, pesante o quel che è, ti incula. Quindi sempre all'occhio, questa è la sabbia peggiore che c'è. Bello, davvero? Appoggiata, ma davanti ha frenato sul cespuglio, quindi la plastica ha fatto così. Presa, thank you.
scusi, sto cercando un'edicola. Guardi, se prosegue la strada fa 5 km, poi la prima traversa a sinistra. Quella trova... giù? Esatto. Sì, a destra era? Ah, ho sbagliato, a destra trova scritta tabacchi. Forciù. Forciù. C'è un tabacchi. Marcolino! Sei spontaneo a sentirli!
Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
detto di Heinz Be- certo, certo. Sì, sì, sì. Sì, il punto è lì dove c'è l'abbeveratoio, ma noi siamo nel boschetto dei Tamerici, lato nord, a riparo. C'è chi si preoccupa molto. Benissimo, benissimo, dai, pensavo peggio. Dai, a tra poco. Ciao, 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 ciao. We'll be right back.
Il suo nome è Andrea ed è il sogno erotico di ogni donna. Così. Se va in salita, aspetti, dice, allora, buo, che affonda quasi per fermi. Come quasi, quando parti, lascia la marcia, vai. Com'è che fa in salita? Fa un approccio. Com'è l'approccio al bacio? Allora, l'approccio al bacio bisogna. Se ci si trova, insomma, così uno di fronte all'altro. Un bacio con la lingua. C'è un momento d'ammiccamento. Un inizio. Un sorriso. Ma ci dicevi che però ha fatto una certa distanza, però, questo gesto. Beh, si avvicina. Si parte sempre da lontano. Ma devo mettere waypoint sul GPS oppure? Sperando che non c'è la fiatella. Allora, aspetta, premesso, allora, se, no, tutto questo premesso che non c'è la fiatella. Che non c'è la fiatella, mi dispiace. A pecorina, su. Oh, girate, girate il cazzo. Pecorina, c'è il bonus, il jolly, pecorina. No, la fiatella, guarda, c'era una ragazza bellissima del liceo che al tempo non ci cagava de striscio. A me, un amico mio, siamo andati per il viale, c'è la carrozzina. Oh, ciao, belli. Spastica è? No, con la carrozzina col fiore. Ah! Oh, te le scegli belle fighe con la carrozzina. Lo scappo via, che mi deve stare. Però che non lascia il fiore di tutto. Non vorrei mancare a zamba. Io pure ho pensato, secondo me ha scelto la preda più facile. Lo scappa. Allora ci vado a parlare. Oh, ciao, madonna, quanto tempo che non ci vediamo. Ma come stai? Sai, dai il bacino sulla guancia, magari se cave. Cioè, come stai, bene? Oh, sai che devo mandare via? Fratella. No, madonna, roba grossa. Ha mangiato muscoli. Aveva mangiato scarpe a tennis col fiore. Ma diamo per scontato che. Che ecco. C'ha profumo di menta, proprio, dai. Sì. Dopo cena, denti lavati, situazione normale. E dai, su.
così. Dai, non far fa vergognoso. L'approcciarsi. Gli occhi. Se prima non ce la fai sguardo, approcciarla da davanti, puoi passare anche da di lato. Un bacetto nell'orecchio, il collo. Quando per esempio lava i piatti. Però voi quando sta lì che lava la roba, che si applica, capito, in cucina. Madonna, ma vai lì e poi è più. Ma non sto lavando. Non sto lavando. Ah, scusa. I filipocce? Sì, certo. Quando ti mi scusa, te devi fare la faccia sua quando prende, perché sta prendendo appunti. Lui sta prendendo appunti, sta metabolizzando. Sta metabolizzando il collo, gli metti la mano alla tetta. A quel punto, che movimento fai con la lingua, con le labbra? Andrea, no, nell'approccio, nel bacio, nel bacio. Qui Andrea mai. Io già ho dato. È il movimento delle lingue, è importante. Com'era? A vortice? A vortice, i colpettini, gli dai a serpentino. A saldatrice. A punti di saldatrice. A punzatrice. A punzatrice. A me era piaciuto anche quello dei Tony. No, è più, infatti è più... Com'è? Allora, il contatto, te arrivi, mica che devi farla, prendi. Poi, per esempio, quando gli dai il bacio, se lo dai troppo forte è un'offesa, no? Sì. Assolutamente mai, mai. Nel come dubbio... È come il mordicchio alle labbra, no? Il mordicchio. Nel dubbio tieni aperto. Quando il cane mangia nell'incerto tieni aperto. Capito? Mi è piaciuto a fare così, no? Sì, automaticamente è giusto. Quando il cane mangia una cosa che gli piace, fa... bravo! Magari... Te, quando ti avvicini... Quando ti... Ragazzi, stasera famo due cambi però, stasera famo due cambi. Ah, un'altra cosa molto importante è la vocalizzazione. Famo due cambi stasera. Vocalizzazione maschile, allora, gli fa un sacco di grifa. Quindi mettiamo l'altra parte, ma te stai lì, zitto come una mosca che non dice niente, cioè, capito? Muto. Amo, ragazzi. Questa dice che... la tenda non me la trova. Senti che comincia a fare... Madonna. Sta andando bene. Gli gusta, gli piace, gli piace. E Nina Nina, come dici te? E Nina Nina, Nina. No, vabbè, se e bimbo bimbo se fa caso. Quindi il compitino per stasera c'è? C'è, il compitino stasera c'è, Paolo. Si prova. La barba. Io barba stasera, io farei con Tony che lui parte a distanza. Oh, mezzo metro. Quello che ti fa la curata dei fanali, tutto, quando dopo non caricherebbe la batteria. Non c'è la batteria, la scelta che ce l'ha? C'è. No, la scelta è così. Ci sono due cose, uno per la batteria e l'altro per la candela. Quale? Lì, se è uguale a quattro tempi. Questo? Sono due jack, c'è solo quello? Questo e questo, uno e due. Esatto. Non è quello che quando cadi ti spegne la moto? A me Vito mi ha detto che uno, quello più grosso, è Dio di chi è per ricaricare la batteria. Esatto. Quell'altro ti fa passare la corrente alla candela. Per far passare dentro la candela. Qualcosa arrivato al passaggio a corrente per la candela. Io qui ho tutti e due di ricambio. Ce l'hai? Sì.
partner delle dune. Dire che sei stanco? No, perfetto. Oggi è stata la prima vera giornata nell'erg. E se fai un giro con la telecamerina negli occhi dei ragazzi, vedrai cose profondissime. Macho, macho man. I got to be a macho man. Vai! Eccolo! Super Nico c'è! Il nostro Nico! Buonasera ragazzi! Si pippa! Ecco qua il pane tunisino, dopo 20 minuti di cottura tra sabbia e cenere. Che spettacolo! Qua anche qua giustamente a fotografare, a portare a casa un'immagine di questa terra africana. Pane cotto nella sabbia. Sotto la sabbia. Cioè praticamente è la pizza bianca, meravigliosa. Thank you.
distance fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's vedrete, ma nel deserto piove e noi abbiamo avuto la fortuna di trovare questa ebbrezza. Lo sentite anche dal rumore, penso, come si vede anche dall'oblò. Piove anche per bene. Sedimenti. Verso che ora pensi si cena? 20 minuti io preparo il pane, mezz'ora e poi si può cenare. Ehi.
Ne vuoi tanto o non vuoi però? Grazie. Bella la cifra, sì, sì. Chi l'ha fatti, ma se no me la ordino per la suite. Allora qui c'è.
wow, è il casino che c'è dentro la tenda. Ultimo giorno, notte abbastanza tranquilla, e guarda che spettacolo. Ricky, pisci? Visto che sole. Ma cos'è, una Vice? Cin 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 col tè. Caffè di Timbaini. Di motivato, giusto? Grazie Nico, grazie a voi. Panna.